Indiba è la società, l'azienda che ha inventato la Tecar, che a mio avviso ha comunque dato un grandissimo contributo alla fisioterapia. Il macchinario ha due modalità, la modalità capacitiva e la modalità resistiva, che vanno a lavorare una sulla parte, diciamo, muscolare, quindi vascolarizzata e idratata, mentre l'altra, quella resistiva, lavora principalmente su quelle che sono le strutture tendineo, legamentose e ossee. Noi abbiamo la fortuna di poter lavorare con l'Indiba 9, l'Active 9, che è attualmente il macchinario più potente che esista come prodotto. L'esigenza dei recuperi sportivi è anche quello di poter lavorare con dei giocatori che hanno una tempistica a disposizione per poter rientrare in campo prima di una partita o anche semplicemente dopo, molto breve rispetto a quella che è la normale tempistica. Ho provato Indiba, la Tecar, un mese fa perché ho avuto un problema lombare alla schiena e ogni tanto durante la stagione mi si blocca la schiena. Io non sono molto penso a usare questi macchinari, però con Indiba, con la Tecar di Indiba, mi sono trovato veramente molto bene e devo dire che nel giro di 2 giorni il dolore mi è totalmente passato. Nasce in Spagna, nasce a Barcellona, ma si è diffuso in maniera capillare poi in tutta Europa, anche perché adesso come adesso è diventato un must per molti. Quando un trattamento trova degli ottimi feedback in ambito sportivo, in ambito professionistico, ovviamente poi ne trova altrettanto in ambito comune. Anche la signora anziana o l'impiegato piuttosto che la casalinga di tutti i giorni possono avere esattamente gli stessi risultati, gli stessi effetti e soprattutto gli stessi benefici. Poi oltre ai dolori uso questa Tecar di Indiba anche per recuperare velocemente, soprattutto dopo le partite, dopo gli allenamenti, che è uno sforzo comunque. Indiba Active ha scelto Auxilium come Auxilium ha scelto Indiba Active, ma come nella pallacanestro Indiba Active collabora con realtà sportive di altro genere come la Federazione Rugby, Tinkoff, la Movistar, nel calcio abbiamo il Barcellona.